Dovrei essere in live in teoria. Sottolineo dovrei, perché sappiamo benissimo che qua è sempre un'incognita. Allora, intanto, boh, intanto. Che cazzo stanno facendo? A me sembra che. Cioè, sembra che stanno demolendo la casa. Io, boh. Vabbè, comunque, dicevo, dovrei essere in live. Spero quantomeno di non lagare. Intanto mi prendo il mio caffè, se non vi dispiace. Grande Jack, porca troia, sapevo di contare su di te. Allora, porca puttana, cioè, ragazzi, io non lo so, ma oggi sembra che stiamo buttando giù la casa quando apro le porte. Comunque, dicevo, grandissimo Jack, buonasera a te. Allora, io tra l'altro sono entrato in live, no, per essere puntuale, però non è che abbia impostato le cose esattamente nel modo perfetto, perché per esempio, io dovrei mettere la chat sul telefono in questo caso, perché altrimenti io non posso giocare a questo. No, oddio, potrei anche giocare a questo gioco su finestra, ma fa schifo, cioè già non mi sembra il top. Ciao Swan, benvenuta anche a te, bentornata, oserei dire. Allora, aspettate un attimo, ragazzi, che finisco due cagate. Perché c'è. Ah, questo, ma questo sono io. Aspettate, scusate. Dunque, volevo semplicemente. Allora, togliermi dal wifi. Perché così, ecco. Volevo togliermi dal wifi del telefono. Perché così c'è più connessione. Stream Elements, ragazzi. Cioè, figuriamoci. Se non c'era veramente ipotesi inverosimile. Allora, cos'è che stavo per fare? Sì, stavo per andare sul mio canale, no? E aprire la chat. Ma ci sono in chat? Sì, se io scrivo Viva Gesù, per esempio, no, dal telefono, aspettate che lo scrivo, Allora, Viva. No, non è Gesù, aspettate, Vediamo un po' se mi fa visualizzare. Ecco, ho scritto Viva Gesù, ok, funziona. Però il messaggio di Jack non mi è comparso, stranamente. Eppure ci sono. Jack, scrivi un po' due cagate, e così vedo un attimino se mi compaiono, che okay, non si sa mai, non vorrei. Fate che il telefono è carico, però voglio capire. Vorrei capire per l'appunto se anche la chat del telefono funziona, no? Perché così almeno sono tranquillo. Chat, oh, ti vedo, perfetto. E si vede che non aveva ancora, come dire, connesso bene il tutto. Allora, quindi qua ci siamo. Sono le 17:18, sono ragazzi, sono. No, ero puntuale oggi, però aspetto ancora 5 minuti, tipo per cominciare. Aspetto ancora 5 minuti per cominciare, così. Ma facciamo un po' due discorsi, no? Magari ipotesi, entra qualcun'altra. Non credo, secondo me stasera, oggi non è che siamo in tanti, ma poi vi dirò di più, io non so nemmeno quanto farla durare sta live. Cioè, io adesso sto parlando così perché non l'ho ancora iniziato, no? Voglio un po', come dire, disquisire, voglio un po' parlare, insomma, un attimino, una premessa quantomeno su questo gioco, però non è che io parlerò tantissimo durante il gioco in sé, cioè, ve lo dico già, non aspettatevi le classiche live di Videosando, cioè, dove parlo a manetta, cioè, ci saranno delle volte in cui sto zitto, magari non ce l'ho voglia di parlare, perché ragazzi, è come se io stessi giocando. È come, sì, se io sto giocando per conto mio in questo caso, io semplicemente sto giocando questo gioco che mi è venuta voglia di giocare, nonostante ne abbia sentito parlare malissimo, tra parentesi, però vabbè, e però ho deciso di farlo in compagnia stavolta, perché capitava, c'era un periodo in cui andavo sempre a casa dei miei amici, no? Di alcuni miei amici, e capitava che a volte io mi ricordo che mi mettevo a giocare a dei giochi per conto mio, andavo avanti a questi giochi qua. E nel giocare, praticamente giocavo, mi piaceva comunque sia commentare ogni tanto quello che stavo facendo. Quindi finiva, in altre parole, che anche se loro non ci stavano giocando, anche se magari non sapevano nemmeno di cosa, non avessero magari mai nemmeno sentito nominare questo gioco, però il mio giocarci, il mio ogni tanto dire a grandi linee cosa è successo, alla fine li faceva interessare. Era interessante come. Era un modo, come dire, si può quasi dire che sia il prequel di Twitch, tra parentesi. A me è piaciuto, ma capisco anche molte critiche. Sì, allora, Jack, io dico così, dico, ma non è che io adesso questo gioco lo disprezzo a prescindere. Cioè, io ci gioco, no?
E poi può darsi anche che in realtà mi piaccia, può darsi anche che invece dico ragazzi, ma cosa state dicendo? Ma siete coglioni? Cioè, può darsi che invece al contrario mi piaccia, però diciamo che non parto con aspettative alte, ecco, vedetela così. Parto con aspettative piuttosto basse, in realtà, in modo tale da non rimanere deluso. Poi io, se per ipotesi ve l'ho detto, mi sorprende. Tanto meglio, me lo sono goduto, mi sono goduto un bel gioco in compagnia, ma diciamo che, insomma, peccato problema di Tales of Zestiria è il gameplay alla lunga è noiosetto, ma ho sentito che tipo c'è un cambiamento di gameplay, sono a sega io, però sì, me l'hanno detto, ho sentito anche io che c'è qualche cambiamento, diciamo, in merito, vai avanti. Per la storia dopo un certo punto. Ma io ho intenzione di far così, ragazzi, io ve lo dico, non aspettatevi che io ovviamente faccia segreti o faccia cose. Ragazzi, io qua veramente, io voglio fatto l'ultimo boss, che tra l'altro mi sono anche spoilerato, tra parentesi, arrivederci e grazie, cioè io ci arrivo, l'ammazzo e poi vaffanculo. Cioè, no, non l'ho visto, non l'ho visto d'aspetto, però me lo sono spoilerato l'ultimo boss, ma mi hanno detto che non è uno spoiler grosso, cioè da quanto ho capito lo capisci abbastanza presto chi è, quindi boh, vabbè, meglio, pare che nei Tales of in genere è difficile che non capisca l'ultimo boss, però in genere sì, diciamo che... Scusate, dicevo, non è che sia chissà quale spoiler da quanto ho capito, però vediamo un po'. Cioè, io stesso non l'ho finito perché dopo una certa hai bisogno di pause. Ci sta. Stupidi spoiler, sì, grande Elia tra pareti. No, ma non è grave, cioè, non è uno di quegli spoiler che in questo caso che mi ha dato, parte che mi ha dato particolarmente fastidio, ecco. E cos'altro volevo dirvi? Comunque sì, ragazzi, io devo dirvi una cosa. Io tutto mi aspettavo, no? Ma io, tipo, se nel 2019 avessi detto a me stesso: ehi, ma lo sai che nel 2020 il primo gioco che streamerai sarà Tales of Zestiria? Io avrei detto, cosa? Com'è possibile? E invece è così, io ve l'ho detto. Volevo iniziarlo, come ho detto nel Vortex, io volevo iniziarlo per conto mio. Volevo iniziarlo. Però poi ho detto, ma perché scusa? Ma io c'ho Steam, c'ho cosa, ma perché quasi qua, senza impegno, non mi metto a streamare, non lo streamo così, ma senza impegno, non è una live tipo come le classiche, no? Tipo che vabbè, c'è l'appuntamento settimanale, ogni ora, no, senza impegno, quando ne ho voglia, io prendo lo stream, vado un po' avanti, poi ci sta che adesso per giorni di fila faccia solo questo, ci sta, vabbè, da un lato meglio così lo finiamo prima, però ecco. L'idea è questa. Oh, è arrivata Kie. Buonasera, carissima. A proposito, Kie. Allora, tra pari, ecco, giusto, a proposito. Ma nessuno ha commentato il layout. Nessuno ha ancora fatto alcun commento sul nuovo layout che mi sono per l'appunto studiato apposta per questo tipo di live. Ho dato per cominciare, c'è Sbirro Giant sopra, non so se lo vedete, tipo gigante che incombe sopra la chat. È già quello, no? Così. Poi, vabbè, obiettivo followers, obiettivo abbonati è sempre quello. Poi c'è scritto proprio chi è in basso, non è perché la dea, no? Tipo mia dea, tipo dammi il tuo Patreon. No, c'è il suo nome semplicemente perché c'è questa impostazione nuova per la quale ogni nuovo sub, ogni nuovo follower, ogni nuova donazione, ogni nuova cagata, così, compare il nome gigante sotto lo schermo, sotto praticamente. Dove c'era live e stavo per fare un altro discorso, me lo sono dimenticato. Aspettate, c'è una cosa che stavo per dire, porca puttana, mi è sfuggita di mente riguardo questa cosa degli abbonati. Vabbè, niente, si vede che non era importante, diciamo così. E vabbè, nulla, quindi insomma, ogni volta che comunque c'è qualcosa di nuovo, un evento, un sub, una donazione, così praticamente compare il nome lì e dice che cazzo ha fatto. Chi è? In questo caso sono 11 mesi che fa il sub, tra poco è un anno, no? E l'ultimo evento che c'è stato è stato questo, nel senso, è stato così, quindi dice lei, però nel momento in cui c'è qualcos'altro, mi dispiace, chi è? Il tuo nome scomparirà, mi dispiace, ma... La regina verrà spodestata e ci sarà qualcun altro, ci sarà qualche
Ma in realtà è già una, lo so che è già passato in realtà. Però vabbè, diciamo che come sub ne hai fatti 11, ne hai fatti. Che mi sono perso un mese, cara mia, mi dispiace, ma devi morire. Cioè, devi morire, devi morire, io non ci posso fare niente. Cioè, non dipende da me, capito? Però purtroppo è così che funziona. E vabbè. Allora ragazzi, dai, sono le 17:25, abbiamo cazzeggiato abbastanza, io direi. Sotto io direi, a parte il caffè che tra l'altro volevo farmelo durare per tutta la live, è quasi finita perché sono un coglione, però direi però appunto di iniziare quantomeno a dire due parole. Allora ragazzi, io direi come prima cosa, siccome in molti giochi su Steam molti non ci fanno caso, però è così, c'è incluso il manuale e anche in questo caso c'era incluso il manuale, c'era incluso nel gioco, no? Per cui ho detto, prima di giocare, diamo una letturina al manuale. Io non l'ho letto granché, però ho visto da grandi linee che c'è la storia, che ci sono un paio di personaggi, ci sono un po' di cosette, no? Se fosse stato fisico non sarebbe stato così male, tutto sommato. Già il fatto che ci sia non è una brutta cosa, però ho detto, ma sì, visto che per appunto non sappiamo un cazzo, diamo un'occhiata anche, no, al manuale in sé. Allora, tra l'altro c'è questa funzione utilissima di Twitch, scusate, di OBS, che si chiama Interagisci, no? Ecco fatto, vedete, adesso io per l'appunto posso vedere, posso scorrere il manuale in sé. Fanatical, ma vaffanculo, questa è una cazzata di Steam. Allora, dicevo, e praticamente c'è la trama, ci sono i personaggi. Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? I manuali è così, nel senso. Nei manuali in genere, una volta soprattutto, nei manuali in genere era così, incredibile, come se fosse, non so, ma che cazzo vuoi? Ma guarda che, allora, i manuali che ci sono adesso, non sono neanche manuali, cioè addirittura su Switch non c'è niente. Poi c'era un periodo su 3DS che tipo tu prendevi, aprivi, non c'era niente, c'era il fogliettino, c'era un quadrato, no? Costruito i comandi principali e basta. Cioè, invece una volta era molto più, come dire, invece una volta i manuali erano molto più belli, erano molto più dettagliati. Cioè, ragazzi, ma Mario 64 era un pappone così, cioè, per farvi capire, cioè, era un'arte un po' che si è persa, capite cosa intendo? Invece qua mi fa piacere, cioè, è digitale, quindi si poteva fare di meglio. Però io ho apprezzato la cosa, no? E onestamente, allora, comunque, vabbè, il gioco in sé già lo sappiamo che non è che sia. Però, allora, diamo almeno un'occhiata, diamo almeno, voglio dire, un'occhiata alla trama, quantomeno, vediamo un po' cosa dice. Allora, ragazzi, adesso lo leggo, voi datemi, commentiamo di volta in volta le varie uscite, per l'appunto, cosa c'è scritto. Allora, nel cuore di una foresta segreta sorge il villaggio di Elysia, dimora dei serafini, creature invisibili all'occhio umano. Ok. Mentre sul continente grava una forza oscura nota come malevolenza e imperversano gli Avernali, i mostri responsabili della sua diffusione, ma quindi gli Avernali sono quelli che diffondono la malevolenza, ok? Elysia è l'unico luogo dell'era del caos a non essere ancora stato raggiunto dagli influssi del male. Io già non ci sto capendo un cazzo, però vabbè, allora. Nel villaggio, ok, dai, abbiamo capito, c'è questa cosa, no? Nel mondo c'è la merda, però c'è questo villaggio che è isolato, dove praticamente non c'è, come dire, come, non c'è un, insomma, è isolato dalla merda, diciamo così. Nel villaggio vive un solo essere umano. Ah, sì, perché è il villaggio di Serafini, ok, abbiamo detto che non li vede, che in genere non si vedono, ok. Possiede un talento raro, un'aura che gli permette di vedere i Serafini. Un'aura? Insomma, dai, ho capito. Allora, dai, insomma, li può vedere. Circondato da queste nobili entità, come l'amico di infanzia Micleo e i membri. Ah, ecco, no, circondato da queste nobili entità, ho detto male, come l'amico di infanzia Micleo e i membri anziani della comunità che l'hanno cresciuto come un figlio, Sorei è divenuto un ragazzo dal cuore puro. E non ancora corrotto dall'influenza nefasta della malevolenza. Quindi, in altre parole, no, se ti becca diventi uno stronzo. Cioè, se ti becca questa. Cos'è? Tipo la nebbia, mi viene in mente, tipo. Vabbè, insomma, una cosa di questo genere. Grandissimo Unkindel
Smairu, grandissimo, ma non avevo scusa perché ho letto la prima parte del nickname, no? E non avevo capito che eri tu. Grandissimo, benvenuto, caro. Benvenuto, come vedi, stiamo leggendo, no? La storia, stiamo leggendo, io non la conosco, cioè ragazzi, la sto leggendo non ironicamente la prima volta qua in questa live, sto commentando per appunto, a grandi linee, no? Giusto per sapere un minimo che cazzo mi aspetta, voglio dire, no? Quindi dicevo, grandissimo Smairu, adesso vado avanti. Allora, Sorei, quindi si chiama, un ragazzo dal cuore puro che ancora non è stato smerdato, no? Io non digerisco i Tales, posso dirti una confidenza, Smairu, ultimamente neanche io. Ma una volta non era così, una volta ne andavo matto, però tipo a un certo punto io proprio, porca puttana, però non so come mai. Mi è venuta questa cosa di cominciare un Tales. Io non lo so, forse si vede che a volte io ho voglia di qualcosa di più semplice, ho voglia di qualcosa, non lo so, però fatto sta che, insomma, mi è venuta. Comunque, andiamo avanti. Allora, Sorei è divenuto un ragazzo, abbiamo capito sta malevolenza. Elysia è una sorta di enclave, un luogo isolato dal resto del mondo, ok? Che vuol dire enclave? Vuol dire fortezza, boh, vabbè. Non essendo mai uscito dai suoi confini, Sorei è cresciuto esplorando le antiche rovine circostanti il villaggio insieme a Micleo e leggendo le cronache celesti. Cos'è la Bibbia? Una trascrizione di antiche leggende. È letteralmente la Bibbia, cioè almeno così mi sembra di capire. Ci sono anche i cosi. Ok, dunque. Allora, andiamo avanti. Allora, Rose, le femmine, come vi ricordo di questo gioco, i maschi si chiamano Sei e le femmine Rose, Eden e Laila. Sì, ma infatti è una cosa strana. Io sono masochista, sto farmando le abbie con 2%. L'ho fatto anch'io, caro Smairu. L'ho fatto anch'io. Un'arma in particolare che potevi prendere solo da un forziere oppure te l'hai persa per sempre. Vabbè, andiamo avanti. Concentriamoci. La sua passione per il passato di Sorei, ecco, vedete, l'ha portato a credere che la leggenda secondo cui un tempo umani e serafini coesistevano pacificamente sia tutt'altro che invenzione. Da quel momento ha iniziato a cullare il sogno di essere colui che porrà fine a questo mistero. A parte che mi sta calando la connessione, ragazzi, non so se, spero che sia un momento un po' così, però ragazzi, ho già capito, ragazzi, dai. Ancora una volta si parla di. Ancora una volta, no? Si parla. Vedrete, il tema principale sarà il razzismo, no? Ancora una volta. Umani, serafini, vabbè, insomma, tipo, perché non possiamo convivere, bla bla. Sì, dai, ho già capito la tematica, ancora una volta, dai, d'accordo. Un giorno, mentre Sorei e Micleo sono intenti a esplorare le antiche rovine, uno sbottamento si fa sprofondare sottoterra, no? Dove trovano una fanciulla guerriera priva di sensi, no? Lei, la tizia che hanno trovato, just found a people still racist, mamma mia. Lei, la tizia che hanno trovato, no, per l'appunto così, si rifiuta di rivelare il proprio nome, suscitando la diffidenza di Micleo, mentre Sorei non esita ad aiutarla e a condurre Elysia. Mi sto già rompendo il coglione. Allora, il carattere cordiale di Sorei, tuttavia, convince la fanciulla a superare la propria riluttanza e a rivelargli di chiamarsi Alicia. La ragazza si era messa in viaggio per trovare un eroe leggendario che potesse aiutarla a liberare il mondo dal male che lo sta soffocando. Ed è convinta che questo paladino sia l'unica persona in grado di salvare il continente da un'inevitabile rovina. L'incontro con Alla. No, scusate, l'incontro. L'incontro con Alicia porterà Sorei e Micleo ad avventurarsi nel mondo esterno, alimentando la leggenda di un eroe noto come il Redentore. Ma è Gesù, ragazzi, è inutile che stiamo a girarci intorno, è Gesù. Allora, e così ha inizio il viaggio di Sorei, il Redentore. Un eroe noto come il Redentore, quindi me l'hanno già spoilerato, che in realtà è lui, cioè non è che ci volesse tanto, voglio dire, no? E il suo sogno di tramutare in realtà l'antica leggenda di un mondo coabitato da umani e serafini. Ragazzi, allora, io una trama più generica di questa, io raramente. Vabbè, allora, dai, ok, dai, vabbè. Ricordiamoci che siamo partiti con aspettative
abbastanza basse, però ragazzi, se io dovessi giudicare dalla trama, cioè non è che mi verrebbe sta voglia, no, di giocare. Cioè, allora ragazzi, io mi ricordo Xenoblade, la premessa già solo di Xenoblade, che tu tipo la leggevi, dicevi cosa, dicevi perché, perché, cioè tu volevi proprio sapere perché. Perché questa cosa, no? Perché ci sono le macchine, per dire in Xenoblade, in questo caso era questo, le macchine che mangiano le persone. Cosa vuol dire? Che significa? E tu eri lì che dicevi, ma... Eri lì, mi ricordo, che ti suscitava proprio la curiosità, no? Di sapere quali erano le risposte, perché poi più andava avanti, più c'erano domande e le risposte erano sempre bellissime. Cioè io mi ricordo proprio, vabbè, insomma ragazzi, non è questo il caso, nel senso, io l'ho letto, ma devo dirvi la verità, come trama già non è che, sì, proprio non è che è brutta, però generic, veramente un sacco, però vabbè, oh, ragazzi, vabbè, nel senso, d'altronde non è che mi aspettassi, vi ripeto, qualcosa di diverso. Ricordo un test per CSP in cui una tipa urlava Triple Blossom come un ossesso e mi è rimasta marchiata nella memoria. Mi viene in mente NES, no? I Smash Bros. Melee con i King Cuts. Ah, ma ci sono, fermi, ma ci sono anche i personaggi, fermi, fermi tutti. Fermi tutti perché ci sono i personaggi, ci sono, Allora, un attimo solo. Ok, allora, i personaggi, dai. Andiamo, io la Sorei. O poi ragazzi, non ho una smossa perché allora, Sorei, un ragazzo dotato di un'aura molto sviluppata attraverso la quale può vedere sia i serafini sia gli avernali. Ah, quindi non vedi nemmeno gli avernali. Ok. Sorei ha tutti i tratti di un essere umano, ma vive da sempre in un villaggio di serafini. Ha un animo candido e non ha difficoltà di esprimere i propri sentimenti. Sebbene la sua purezza scivoli spesso nell'ingenuità, trasmette un entusiasmo che suscita immediata simpatia in chiunque lo incontri. Vabbè, dai, insomma. Allora, Alicia, questa. Quindi è questa. Ultima erede della linea di successione del trono di Highland. Nata da una madre di umili origini, Alicia è finita ai margini della famiglia reale ed è ostracizzata dai suoi ministri, interessati solo a conquistare il controllo del regno. No, il suo animo generoso l'ha spinta a intervenire in aiuto di un mondo sopraffatto dal caos e dalla guerra, a dispetto della difficile posizione che occupa a corte. Va bene. Ok, io se vediamo non dirvi cosa devo provare, esatto. Allora, magari è simpatico, è veramente classico, generico, no? Ma generico veramente come la merda. Però vabbè, anche lui. Allora, Micleo, eccolo qua. Questo ragazzi, questo mi sembra proprio. Questo è serio, questo qua mi sembra niente di personale. Allora, un giovane serafino che conosce Sorei sin dall'infanzia. Micleo, miglior amico di Sorei, non esita a offrire consiglio per frenare il suo temperamento avventato. Le loro differenti vedute in ambito archeologico, portano spesso ad accesi dibattiti. Vabbè, sebbene possieda la corporatura minuta di una... chi si è già espressa? Le sue parole... Allora, la fanciulla delle sue parole e il suo contegno denotano una notevole maturità. E io direi non solo quella, io direi ragazzi che secondo me c'è anche un po' di omosessualità. Io non vorrei, però magari, ecco. Allora, come dice... Allora, Laila. Serafina che risiede all'interno di una spada sacra, cosa? Dopo aver atteso a lungo una persona che possedesse le qualità necessarie a diventare redentore, Laila ripone la sua fiducia in Sorei e stringe con lui il patto del redentore. Ok. Vanta una profonda conoscenza degli avernali e fornisce suggerimenti ai propri compagni con il piglio di una veterinaria. No, scusate, di una veterana. Bene, ragazzi, ma sti occhiali? Allora, di una veterana del campo di battaglia. Talvolta il suo atteggiamento gentile e pacato cede il passo a sprazzi di esuberanza. Cosa vuol dire? Cioè, non ho capito, vuol dire che tipo è lì, no? A un certo punto. Non, vabbè, insomma, ho capito. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, voglio recuperare il bene del passato come Metal Saga. Com'è che si chiama? Ma Metal Saga è quella dei carro armati, no? Com'è che si chiama? Come si chiama? No. Ce n'è uno dei carri armati che adesso mi sfugge il nome, ma non Mad Max. C'è una serie di RPG tipo Metal Max, scusate, Metal Max. Allora, sì, vabbè, Kia che mi deride come al solito. Edna. Allora, per un attimo pensavo a quella di Final Fantasy VIII, ma quella è Edea, non c'entra un cazzo. Allora, Edna, giovane serafina che ha difficoltà a comprendere i sentimenti altrui. Edna tende a diffidare degli umani e ad approcciarli con sospetto. Ok. Di converso, svolge una dialettica pungente, non risparmia a nessuno la propria ironia e ama stupire il prossimo.
norma è calma e composta, di norma, Suo fratello sembra essere l'unica persona in grado di capirla. Ok, va bene. Denzel, no, Denzel, no, ragazzi, c'era, ragazzi, io, vabbè, ragazzi, questo ragazzi non mi importa, è Denzel, sappiatelo, mi dispiace, a me non mi interessa la vostra opinione, questo per me è Denzel, è Dizzy, mi dispiace, ragazzi, se voi leggete male, non è colpa mia. Si chiamerà, non mi interessa, si chiamerà Denzel, ragazzi, ve lo dico. Allora, Denzel, Serafino con l'aria da fuorilegge. Porca puttana, Denzel. Denzel combatte da anni insieme a una banda di mercenari umani. Raramente esprime le proprie emozioni, comportandosi per lo più come un lupo solitario. Dentro di te ci sono due lupi. Dentro di sé, tuttavia, ci sono due lupi. No. Cova un ardente desiderio di vendetta contro gli Avernali, che gli hanno strappato una persona cara. No. E questo obiettivo che lo spinge a farsi strada tra le pieghe oscure del mondo umano. Urca miseria, ragazzi. Dai, gli ultimi due, ragazzi, sono gli ultimi due. Allora, Zaveid, sto qua. Allora, Serafino che combatte da tempo gli Avernali, agendo come un cacciatore solitario. Zaveid è una figura indecifrabile. Colpisce in modo spietato, sia con le armi, sia con le parole, ma se necessario è in grado di mettere da parte la propria aggressività. Sebbene la sua identità e i suoi veri scopi restino un mistero, scopi, scusate, uccide qualunque Avernale incontri e sul campo di battaglia dimostra di essere pericoloso quanto il Redentore stesso, ma è l'Anticristo, questo è l'Anticristo, ragazzi, questo mi dispiace, ma questo è chiaramente l'Anticristo. Allora, taggatemi, io Zaveid, mi dispiace. Io Zaveid. No, no, non sarà proprio Kier. Non sarà proprio. Zaveid è mio. Zaveid è mio. Rose, però devo leggere Rose, devo leggere. Ragazza che viaggia attraverso il continente insieme alla gilda di mercanti degli Sparvieri. Rose è vivace, gioviale e affronta la vita senza compromessi. Non ha difficoltà a rapportarsi con gli altri, no, agli altri, ma è convinta delle proprie opinioni e rifiuta tutto ciò che considera irrazionale o incomprensibile. La Bibbia, no, scusate, è molto legata ai suoi compagni di gilda e si unisce al gruppo di Sorei in seguito a un incontro fo Fortnite, no, all'incontro fortuito. Ok, va bene, d'accordo. No, che giocano a Fortnite, mi fa ridere, no? Che giocano a l'idea, no? Giocano a Fortnite insieme, tipo, oh, chi c'è? Oh, e tipo niente, diventano amici. Ok, li abbiamo letti tutti, io già me li sono dimenticati, in realtà, a parte Denzel, che vabbè, quello lì è indimenticabile, no? Quindi, garanzia sul videogioco, ma mi garantiscono che è bello in questo senso. Allora, questo videogioco vuole garanzie? No, no, non in questo senso. Ok, va bene, d'accordo. Comandi Xbox One, ok. No, Xbox 360, che cazzo dico? Oh, no, è anche per PlayStation 4 questo. Denzel che fa da tipo sui cadaveri. Eh no, però ci fa. Però, no, lo fa in realtà per fare i photoset, no? Che poi ovviamente pubblica. No, su Facebook, giustamente. Allora, tab, comandi Xbox 3. Sì, vabbè, questi ragazzi, ciao. Cioè, questo se mi mette a impararli ora non finisco più. Ci sarà tipo un tutorial, mi auguro, del gioco, un minimo, una cosa del genere, no? Vabbè, ragazzi, dai, è stato un manuale costruttivo, direi, un manuale interessante, quantomeno, cioè almeno adesso conosciamo un po' di più. Allora, questo se ne deve andare adesso perché direi che non serve più. Ecco, chiudiamolo. Adesso ragazzi, ok, ci siamo sfogliati per bene il manuale, adesso abbiamo una chiara conoscenza dei personaggi, sappiamo che c'è Denzel in questo gioco, c'è Dizzy, e quindi questo, insomma, questo già secondo me aumenta le mie aspettative, nonostante avessi detto che partisse deluso, no, adesso proprio ragazzi le mie aspettative sono veramente alle stelle. Fatto questo, io direi che possiamo cominciare, direi che ne dite, siamo 5 spettatori, un cazzo, non me ne frega niente perché l'ho già detto. Allora, dunque ragazzi, siamo qui. Fermi tutti, fermi tutti. Allora, riduco icona questa merda, no? Perché adesso devo anche sperare per l'appunto di riuscire a configurare le cose per bene e soprattutto devo, in realtà, ho detto così, ma ragazzi non so mica se il mio PC lo, scusate il ruto, non so mica se il mio PC lo regge, in realtà, è tutto da vedere, cioè dovrebbe leggerlo lo regge, però il problema è che ci gioco insieme ad OBS, capite cosa intendo? E quindi questo potrebbe essere un po'
po' problematico, diciamo, non lo so. Ragazzi, è tutto da vedere. Per ora, un paio di test che ho fatto mi è sembrato che andasse tutto, ma mi ripeto. Allora, ragazzi, dunque, adesso io farò una cosa. Allora, per prima cosa, no, sono costretto a, per l'appunto, vedere d'ora in avanti la chat solo su telefono, per prima cosa, no? Io direi di avviarlo. Aspettate un attimo, devo anche vedere se ho impostato le cose come Dio comanda, e già non si vede una sega, non lo so. Allora, aspettate un secondo. Cuffie ce le ho, no? Il volume adesso vediamo un attimo dov'è, è un po' altino, eh. Aspetta un attimo, facciamo 50, facciamo. No, un po' meno, dai, 20 come volume, non lo so. No, ecco, il volume non l'ho impostato, quindi adesso vediamo un attimino. Allora, casomai abbassando certe cose dovrebbe girarti, ma speriamo. Cioè, no, te l'ho detto, girarmi sicuramente mi gira, il problema è se mi gira con OBS, è quello lì il discorso. Quindi aspettiamo che compaia almeno una cazzata o un qualcosa, no? Che mi faccia, ecco, vedere se. Oh! Allora, ragazzi, voi vedete le cose bene? Cioè, nel senso, lo vedete chiaro, lo vedete, vabbè, adesso non si vede un cazzo. Però, insomma, io sappiate che, allora, sappiate che tengo, vedete, il telefono qua, tengo, per cui se per caso, ci fosse qualche problema, basta che me lo dite, io intanto do un'occhiata e faccio, commentiamo un attimino, vedo un attimino di impostare. Allora, innanzitutto, adesso voglio sentire il volume prima di tutto, perché io non mi sono regolato, non ho fatto un cazzo, voglio capire se, ecco, siamo in pari volume, voce, insomma, se va bene. Allora, il controller è qua, a sto giro ovviamente il controller del Saturn, direi che non è il caso, usiamo il King, usiamo anche stavolta. Dunque, continuo a bere il mio caffè che non è finito, chi è? Vabbè, affanculo. Allora, dicevo, teniamo questo così e ragazzi, io direi che possiamo iniziare. Allora, lo metto tutto schermo. Allora, dunque, remote play in compagnia, ma è quello che sto già facendo. Ecco, sapete cosa? Mi sarebbe piaciuto vedere se, vabbè, insomma, se ero dritto, vabbè. Allora, seleziono la lingua per l'audio del gioco. Sì. Sì, allora, iniziamo. No! Vabbè, ho messo l'inglese, pazienza. Vabbè, in realtà era quello che volevo fare. Allora, ragazzi, quindi, vediamo che succede. Spero che tutti vediate. Partirà l'intro, deduco. No. No. E semplicemente, boh, mi sbattono. Me lo sbattono così. Ma forse se premo start succede. Se aspetto un po', forse parte qualcosa. No, ma io comincio, che cazzo se ne frega, tanto la storia l'abbiamo già letta. Allora, ok, allora ragazzi, sentite, a livello di audio, come siamo? Aspetto i vostri commenti in chat. Cioè, se ho capito che intendi per... ok. Sì, crafting, sì, c'è una cosa del genere. Ma ragazzi, allora adesso dovete dirmi... Dovete... Oh, ok, controller c'è già, conferma, cammina, apri menu. Io trovo che ho i tasti invertiti, vabbè, ok. Azione serafino del fuoco, del vento, dell'acqua, già ragazzi, secondo me qua non si capisce un cazzo. Scorciatoia, input, visualizza scenetta. Apri menu, annulla, cammina, vabbè, ok. Cioè a me sembra tutto ok. L'audio mi pare già vada bene. Ok. Credo ti parta comunque quando fai nuova partita. Lo spero. Adesso lo vediamo, ragazzi. L'audio? Volete che lo alzo? Volete che lo abbasso? Vabbè, sentite, io intanto comincio. Poi se mi dite che non si sente o così, ve lo alzo. Allora, dai, iniziamo. Vediamo dove arriviamo. Io, ragazzi, sta live proprio sarà lunga, eh. Cioè, probabilmente mi farò una pausa a un certo punto, poi riprendo dopo, però vabbè. Sono comodo? No, sono scomodissimo, però pazienza. Allora, dai, facciamo sta nuova partita. Livello battaglia, facile, normale, moderato, difficile. No, no, ragazzi, normale, dai, non ammazziamoci. Tempi di attivazione, attacco, che vuol dire? Normale, come vuoi fare? Sì, lungo, ma no. Sottotitoli, ok. Scorciatoia nessuna. Bene,
Visuale mappa automatica? No, no, no. Mi sembra tutto ok. Cioè, a vederlo così, mi sembra. Io tra 10 minuti devo staccare per un po'. Non ti preoccupare, carissima. Tanto sarò ancora qua, forse. Quando tornerai, forse. Torno in pausa anche io, voglio dire. Dai. Dai. Sì, però io volevo cominciare. Ah, ok, scusate. Direi di lasciare tutto così. Inizia a giocare? Sì. Vediamo. Io non leggo, ragazzi, dovete essere voi a leggere, ve lo The dico. Legend of the Shepherds. In a bygone age of myths, when darkness threatened to enshroud the world, it was they who reclaimed light from nothingness. Over and over, as the world plunged into chaos, the legend would come to people's lips, and they would pray for salvation. Va bene. Ragazzi, la voce è bassissima, And lo, comunque. each time a shepherd would appear to vanquish the darkness once more. But when peace returned, it was never long before the shepherds would Vore. vanish. As for where they had gone, no one can truly say. Ok, quindi c'è la merda, ma non c'è il redentore, ho capito. Ok. And, as with all things, eventually they faded into legend. Che culo. Quindi, oddio! Once again, the world faced the threat of the darkness. Sarebbe quella la malevolenza? Il Papa. And the people began to speak of the shepherds once more. But alas, no shepherd came forth to guide his people to peace. Non sembra finita bene. Ah, ok, ora siamo proprio a grafica in game adesso, il filmato è finito. Ok. Fermi tutti che posso già controllare. Allora, non ci capisco già un cazzo. Allora, con questo la mappa, con questo la visuale, scorciatoia menu, aiuto, orientamento. Siamo alle superiori. Visualizza scenetta, start, azione mappa, ok, è tipo per fare qualche cagata, suppongo. Così si gira. Vabbè. Elysia, terra dei serafini. Ok, abbiamo iniziato. E mo'? Boh. Adesso io direi di fare così come prima cosa, perché sennò. Allora, scusate, dunque. Vediamo un attimino. No, qua c'è una liana, tipo, cosa c'è qua sopra? Posso fare qualcosa? No. Ma vabbè. Premi Y per aprire il menu superiore. Cosa vuol dire? Ma io ho premuto I. Ah, no, effettivamente ho premuto Y, scusate. Ok, qui puoi verificare i PV dei personaggi. ICS, che cazzo sono? E scegliere quali personaggi portare in battaglia. Va bene. Va bene. Le arti, vabbè, classico. Oggetti, c'è da ora le gelatine, no? Stile giovanotto. Datemi una frangetta e cambierò il mondo. Almeno è quel che credono i giovani d'oggi. Quale giovane crede questo? Elenca le scoperte, le abilità, sì, le informazioni. Insegnamento del gioco, la Bibbia, eccola qua. Libro di storia archeologico, l'aperto luogo che sembra essere stato sfogliato. Le gelatine medicinali, vabbè, gelatina alla mela, questa se non c'era era un peccato. Ah, ecco, ma le posso anche ordinare, no? Perché sennò. Spada antica, casacca, anello del vuoto, stivali, Bibbia, stile. Taglio casual ma ordinato. Ok. Micleo gli rispunta regolarmente, ragazzi, e mi volete far credere che questi due non sono gay? Mi volete far credere, ma per favore. Allora, comunque Morris, ti ringrazio perché volevo esattamente riprenderlo, ma non ricordavo benissimo, mi seccava riprenderlo da capo. Beh, perfetto, dai, allora, appropriato. Appropriato. Comunque questo gioco è Adriano Celentano approvato, sì, assolutamente.
assolutamente. Allora, quindi sistema, libreria. Oh, ragazzi, qua già mi sono rotto. Libro dei nemici, letteralmente nessuno, grazie. Sinossi, successo molto. Ecco, vedi, questo c'è ne che so, però, cioè, in genere, cioè, tipo, tu ti sei dimenticata due cagate, puoi vedere la sinossi e ti fa riassunto. Punti di interesse, questo che cazzo sono? Libro di sistema, sì, ok. Modifica le strategie, questo poi, estetica. Estetica, posso cambiare? No. Mio Dio, che brutto! Che brutto, no, per l'amor di Dio, rimani così. Allora, abiti normali, ok. Dai, d'accordo. Azioni di battaglia, va bene. Per sapere come ottenere una delle azioni, evidenzia. No, scusate, questo non ho capito. Ok, le azioni di battaglia. Le azioni di battaglia. Quando abbiamo preso le meccaniche, utilizzare. Non ci ho capito niente, ragazzi. Vabbè, poi lo vediamo, eh. Poi lo vediamo. Tanto premendo start, posso rivedere più o meno all'incirca. Allora, Norris, nessuno vuole fartelo credere. Sì, me ne sono accorto. Che schifo le mele dei Tails. Sono le gelatine alla mela. Ti stai sbagliando. I talenti, supporto. Preparazione spuntino. E non lo usi? Ah no, però aspetta. Ok, no, mi sono perso il tutorial, ragazzi. Vabbè, niente, diceva solo che due cagate. Ok, punti di bisogno. Di un monolite. Una notifica ti avvisa. Ok. Ok, quindi questo taglio è utile per i cultori. Ah, ok, allora sì, rimane questo. Vabbè, basta, dai, ragazzi. Fate un po', ho esplorato abbastanza. Allora, se volessi per i po'. Oh! Vigor! Posso tagliare? No, non posso fare niente. Però posso salire? No, niente. Ho la sindrome e non si può. Ma ragazzi, è comparsa la mappa, ma c'era prima. Vabbè. Vabbè, sono qua. Ragazzi, ma come cammino? Cioè, guardate, qua sembra veramente. Allora, dunque. Ma sarà qualche segreto? No, non c'è una sega. D'accordo, ragazzi, ma è veramente terribile. A volte cammina, veramente sembra. Cioè, ragazzi, c'è una camminata veramente imbarazzante a volte. Vabbè, comunque. Boh, che è Super Mario? Ma andiamo avanti. Non conosco niente. C'è una sega. Qua, niente. Qua, nemmeno. No, qua c'è qualcosa. Aspettate un attimo, però. Eh sì, qua si va avanti. Qua si va avanti. Vabbè, andiamo. Vediamo un po' che succede. Vediamo due cagate. Controlla. Ok. Padre, non posso cliccare il libro. I knew it. A hero brandishing the sacred blade. This mural is a depiction of the shepherd. Bravo. About time I found it. Nothing on my end, Soray. Eccolo qua. Miglio. Looks like he beat me this time. This proves the shepherds have been around since even before the era of Asgard. I knew it. Let's not jump to conclusions just yet. We still don't have definitive proof that this ruin itself is pre-Asgard. It could be an imitation. Seriously? You really think they'd make a Cinesi. fake ruin of this scale? Get real. Sottovaluti i cinesi. Ok, adesso. Aia. This doesn't bode well. Wait. Isn't that? I think our ruin adventure is over for today. No. Dai, su. This way, hurry. Via, 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 via. Oh, ragazzi, qua si inizia già che. No! Vabbè, ma effettivamente nell'intro lo dicevano, nel manuale. Could I get a little help, please? Vabbè, nel manuale, nessuna sorpresa fin qua, perché nel manuale lo dicevano. Però lui tranquillissimo, no? Che tipo. Surging currents. Twin flow.
Il mio PC sta già soffrendo, ragazzi, comunque. Saray. Ok. Non so Didn't se go lo quite how I sentite. planned it, but not too shabby, am I right? Guess this makes us even. Minchia, ragazzi, Indiana Jones gay questo. Ok. Unbelievable. Who knew there'd be ruins underground? Chi in effetti? Oh, good thing we fell down here. Great. Ok. Hey, let's try and find a way out of here. Ah. Oh, yeah. Ragazzi, diventa sempre più omosessuale. Rovine del monte Mabinogio? Che cazzo non è per un monte? Vabbè, scusate, vi leggo un po', eh. Che è ingenui, ma letteralmente qua, è proprio brutto. Allora, dunque, non credevo che le rovine. Ragazzi, no, qua, io ormai sono rovine. Io vedo il doppio senso ovunque. Allora, non credevo che le rovine fossero. Meglio rimandare l'esplorazione. Va bene, d'accordo, d'accordo. Allora, io invece esploro. Io guardo un po'. Guardo un po', esploro. Infatti, non me ne frega un cazzo. Allora, qua. C'è niente. Questa musica, ragazzi, no, da benvenuti a Jurassic Park. Allora, quello cos'è? Aspetta. Madonna, ragazzi, ma da dove è spucato questo? Ragazzi, scusate, poi mi sono allontanato un attimo, mi sono allontanato, no? E tipo, me lo sono trovato dietro. Ma guardate, ragazzi, ma fa paura! Ma è Creepy Watson! Ma avete presente Sherlock Holmes? No? Non so se avete visto quel gioco, praticamente, che è buggato, che tipo c'è Watson che si teletrasporta sempre dietro di te, dopo ve lo faccio vedere. È la stessa cosa! Cioè, tu ti allontani un attimo, ti allontani, no? Sei così, ti giri ed è qui! È qui! Quando è arrivato? Quando c'è arrivato? Ragazzi, ma. Vabbè, comunque, dai, andiamo avanti. Mi spaventa, ragazzi, sto gioco. Io volevo un RPG, non un horror. Allora, dunque, vediamo un po' cosa c'è. Cosa dice qua? Oddio. Ah, ok, salvare la partita. Questa può essere una buona idea, perché effettivamente non l'ho ancora salvato. Ok, va bene, d'accordo. E qua, boh, c'è una sega, qua siamo avanti. Siamo i mostri quando arrivano. I boss? Esci. Andiamo avanti. Vedo che state scrivendo qualcosa in chat, adesso arrivo, eh. Whoa. Adesso arrivo. Oh man, what a drop. Accidenti, che It's been nothing strapiombo. but heights all day. But I had an awesome bas relief to distract me. Yeah, I bet you did. It looks like someone's lying there. Hey, Miklio? It's a human. Oh shit. E It can't be. ora? Vabbè, lo Stop. sappiamo già. We shouldn't involve ourselves with their kind. È geloso, She's still ragazzo. alive. We can't just leave her there. Fine, I'll give what help I can. Per Let's take a look la around the area first. crash. Ok. Okay. Va bene. Io vi leggo un attimo allora, ragazzi, eh. Teleport behind you. Allora. È vero, Elia, amore, sarete. Sì, ma davvero, ragazzi, ma seriamente. Cioè, questo è un foreshadow. È stato un foreshadow che è stato quello lì. Allora, ok. Si teletrasporta oltre lo strapiombo. Michele procede a non aiutare. Sì, fate, cosa fate? È rimasto qua. Vabbè. Allora, dai, dimmi due cazzate. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo raggiungere. No, cos'è che hai detto? Giocare al cavaliere senza macchia al suo fascino, ma non salverai nessuno se resti ferito, o peggio. O peggio. Ok, allora noi siamo qua. Da qua dove siamo arrivati, vero? Sì, noi siamo arrivati da qua, quindi adesso io me ne vado di qua. E qua? Qua c'è la ragnatela. Per colpire qua. Ah, ok, è questo che serve la spada. Ok, e allora. No, ho sbagliato, scusate. Tac! My sword's all sticky. Cobwebs everywhere. I bet no one has set Commentate foot in voi here for some ragazzi, io time. non. Io mi astengo. Allora, dunque, andiamo qua. Qua non c'è niente. Qua adesso faccio così. Tac. Ok. E qua? Wow, questa stanza sarà sicuramente piena di segreti. Un buco. Vabbè, dai, vado qua. Niente. No! C'è qualcosa! Chi è? Il mostro. C'è il mostro, What's wrong? ragazzi, per Shh. forza.
Il jump scare adesso. Oh minchia! Porca puttana! Ok. Esegui le arti marziali. Colpo segreto della foglia. No, aspetta, allora. Usa B per eseguire le arti marziali. Quando sei in semi-auto, corri verso il bersaglio perché non sei molto vicino. Ok. Ok. Vabbè, d'accordo. Cioè. Ma ok, quindi con questo mi difendo con X. E fin qua tutto ok. Con questo. Che per ora semplicemente sta facendo così, sta semplicemente facendo. Non è che stia andando. Vabbè, io credevo fosse un boss. Hold on, it can't be a Hellion? An alien? No. I've never seen one in person before. What could a monster like a Hellion be doing in a place like this? It's getting away! Wait, don't you remember what Gramps told us? Ok. Cosa ha detto il nonno? Prima di tutto, il nonno è vivo o è morto? Prima di tutto, cioè chiaro di chiarire questo. Yep, aliens. Mm. Horrible monsters that are created by the malevolence. È tipo la nebbia di Final Fantasy 9, dai, sta male, diciamo. By the power of purification, which not but a chosen few can use. Capito, ragazzi? Garfield. Scusate, c'era la pipa, è la prima cosa che ho pensato. If you ever cross paths with a Hellion, just run as fast as you can. Aspetta che adesso vengo a leggere la chat, ragazzi, Common folks like us don't stand a chance against those fiends. Ah, bene, buono a sapersi. Got it? Ok, insomma, se ne vedi uno devi scappare, d'accordo. E fin qua siamo d'accordo. Cioè no, non siamo d'accordo. We can't beat a Hellion without the power of purification. And we should just be glad we escaped it. Mm-hmm. And anyway, we have bigger problems. Hmm? E qual è? We have to hurry and save that girl before something worse finds her. Mm. Va bene. Ok, nelle aree popolate deve andare sempre in contatto, avvisa la battaglia. Sferrando un colpo di spada con X oppure Z puoi avviare una battaglia godendo di un vantaggio. Ah, ok, quindi posso usare l'iniziativa. Il risultato. Ah, adesso è così? Figo. Figa però sta cosa. Adesso praticamente i risultati della battaglia compaiono così, tipo sulla mappa. I soldi, nessuno. Grado, che quanto sono stato bravo. O almeno così funzionava in genere. I danni massimi. Va bene. Io vi leggo. Allora. Ok. Tipo Hellion. Ah, Hellion. Ah, Avernale, dite. Ok, traduzione. Avrei dovuto ascoltare cosa diceva. Boh, non lo ascolto. Styrix, no. Steiner e Beatrix che combattono fianco a Fart. Cosa mi hai fatto ricordare, ragazzi? Smile, quella scena veramente è troppo bella. Purtroppo non credo che qua vedremo qualcosa di simile, però dai, comunque andiamo avanti. Allora dai, apri sta merda, andiamo avanti. Dunque, quindi, oh, qua c'è il forziere, vediamo un po' cosa c'è. I forzieri, ok, posso controllare. Riguarda questi ultimi, oggetti con lo stesso nome possono utilizzare per il tipo di abilità. Ok, guardate che ci sono oggetti che hanno abilità. Orecchini antichi. Si ritiene che donino a chi li indossi una superiore comprensione della natura. E allora, ragazzi, io mi dispiace, ma non posso fare finta di niente. Allora, ma lui ce li ha già. È possibile che sono oggetti che aumenti le tue statistiche, titoli per prendere nuove arti, ottenere altri effetti bonus, la competenza arriva. Sì, dai, ho capito. Ok, ciascuno impegno ha 4 slot. A cui assegnare. Ah, quindi ce le devi mettere te, eh? Ok, se presenti vengono stabilite. Le abilità di altri tre, se presenti, vengono stabilite quando ottieni l'oggetto. Ok. Puoi verificare le abilità che facciate a tabella abilità con RT. Oh, ma basta! Allora, nella tabella ci sono due abilità. L'abilità base, associata agli slot del tuo equipaggiamento, e l'abilità nuova degli abbinamenti. Ah, ok, quindi praticamente c'è l'equipaggiamento e una delle abilità. Se riesci a combinarne, cioè tra di loro, ti sblocca delle abilità bonus. No? E ci sono tre modi. Allora, la somma. Se equipaggi più volte la stessa abilità, ok.
Unione elementale, no? Se hanno le... boh. Equipaggiando abilità adiacenti tra di loro a sinistra o a destra. Non ho capito cosa vuol dire. Ottenibile una colonna verticale di abilità di uno stesso gruppo. Come se sono tutte e cinque le abilità di uno stesso gruppo per attivare un'abilità bonus. Ci sto capendo un cazzo, ragazzi. È normale scegliere equipaggiamenti, ma combinando differenti abilità sperimenta adesso. Ok. Finito? Grazie. Allora. Quindi io questa per esempio non la posso scegliere, però. No, questa non posso. Se tipo no, no, non lo volevo lì. No! Ok. Per ora, ragazzi, non ho sbloccato un cazzo. Tipo, per esempio, sti orecchini, no? No. Qua niente. Qua niente. Qua niente. Qua niente. I titoli. Ah, i titoli sono da qua. Ok. I titoli di oggetto che fa già bene, lo sai, prendere le caratteristiche. Come vado avanti, eventi incrementano e migliorerai anche la competenza di probabilità. Ok, d'accordo, d'accordo. Maestro di bastoni. Urca miseria, ragazzi. Ragazzi, veramente io. Allora, dunque, la tabella di abilità che parlo, non ci ho capito un cazzo. Infatti, tantissimo, in realtà a me non mi spiaceva. Ok, ok, ok. Io, no, non ci ho capito una sega nemmeno io. Non ci ho capito un cazzo, credetemi. Non ci ho capito veramente niente, a parte maestro di bastoni, perché ci fa ridere, no? Allora, danzatore della spada, possessore della spada mistica. E chi ce l'ha la spada mistica? Io non ce l'ho. Comunque qua mi dicono, mi pare di capire che questo sia migliore. Questo va bene, questo qua maestro di bastoni, ma secondo me, scusami, questo qua non mi sembra... Cioè, a me a vederlo così, questo mi sembra tipo mago, tra virgolette. Io lo cambierei, io ragazzi ci metto il maestro dell'acqua, vaffanculo, poi arrangiatevi. Ok, poi basta, andiamo avanti, mi sono rotto il cazzo. Allora, capo bastone, ok. Che è questa merda? Un monolite. Ah, non l'avevo sentito nominare. Nelle segrete è possibile trovare queste merdate, se sono incise da autori ignoti, tecniche di combattimento. Ah! Quando ne trovi uno, per consultare il sistema di movimento, la sezione dedicata alla battaglia nel libro di sistema. Dipende da compia, impiegabili con per impostare azioni di battaglia. Quando ti batti uno di questi, mi apre analizzarla. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, vabbè, fin qua. No? Fin qua è uguale. Vabbè, PA aumentati di 1. Ma qui mi fido, non so che cazzo vuol dire, però io mi fido. Allora, qua cosa c'è? Gelatina alla merda. No, ok, d'accordo, non vi dico cosa ho letto. Vabbè. Che paura! Fermi, ragazzi, mi sono già dimenticato come funziona. No, cosa sto premendo? Ragazzi, che cazzo? Ok. Che non è vero che non li posso ammazzare, li sto massacrando. A vederlo così è un massacro a me questo. Ok, la catena spirit. Ragazzi, io non ci sto capendo niente. Rappresenta l'energia, non puoi accumulare più di 100 punti. Tecnica. Ok, ok. Passiamo sui destinati. Non ci ho capito niente. Vabbè, insomma, sono i. Ho capito, sono i cosi. Sono i. I punti magia. Io li chiamo così, ragazzi, dai. All'incirca dovrebbero essere un loro equivalente. Vabbè, quindi qua si scende e mi fa piacere, però io volevo vedere anche qua. Niente. Oh, ci siamo quasi. Qua c'è qualcosa. Qua non c'è niente. Va bene, d'accordo. Vabbè. Qua c'è un save point. Ecco, questo lo usiamo immediatamente perché... Ma hai salvato, vero? Ma no, ma no. Io volevo soprascrivere salvataggio vecchio. Fatto. Ma ragazzi, ma c'è qualcosa? Aspettate. That human probably got caught up in all the lightning just like we did. Ah, ok, ci sono qua le scritte. We have her to thank for all that crash boom bang. Ah, sì? That lightning. That was Gramps, wasn't it? Come? Yeah. It's a warning to invaders. Not one more step. Sorry, Gramps. I can't just leave someone who needs help. Huh. This is turning into an eventful day for once. Boh, vabbè, insomma, dai, ho capito. Quindi è stato il nonno, è il nonno che si è incazzato, mi stai dicendo. Vabbè. Oh, ragazzi,
Ready, Nicleo? Sì, lo so, però non mi serve, cioè. Ready? Ma per ora non è che. Insomma. Non è che sia particolarmente complicato. Sembrava che questi fossero proprio la merda più totale, al momento non è che. We managed to escape for now. Vabbè, fin qua direi che non è che mi serva chissà quale tutorial. Va bene, dai. Qui di nuovo salvo, perché ho fatto un po' il culo a questi. Qua, ah, c'è un altro, c'è un'altra di ste cazzate. Vediamo un po' cosa dice. Se un nemico utilizza la guardia, sì, sì. Se il nemico riesce a bloccare il proprio attacco, allora quindi non insistere utilmente, questo vale anche per i nemici, vabbè, ok. Dai. Qua c'è qualcosa? No. Qua c'è uno scemo, io però ragazzi non so se. Ma sì, dai. Facciamo che è l'ultimo. Facciamo che questo è l'ultimo e poi ragazzi vado avanti, non me ne frega più il cazzo. Basta, i nemici vogliono andare avanti con la storia. Ora non è che sia qualcosa di... Che dite in chat? Sì, ma anche io credevo non potessero sconfiggerli, invece finora è un massacro. Cioè, invece finora è un massacro, letteralmente, quindi, boh, vabbè. Dai, mettiamo qua. No, quello l'abbiamo già letto. Qua, che cazzo c'è, boh, stronzate. Stronzate. Oh, c'è un cazzo. Andiamo su una sega. Qua secondo me. Allora, qua a sinistra c'è qua. Porco. No, non ce l'ho più voglia, dai, levati. Ok. Va bene, sono contento. Allora, questo però mi prenderà, Infatti lo sapevo, non mi ha preso proprio. Ragazzi, io non ti so. Sapete ragazzi che io vi interesserà sapere? Oh ragazzi, ma questo è invincibile o sbaglio? Ok. No, forse si stava semplicemente. Ah ok, no, ecco perché non riuscivo a fare niente. Ok, d'accordo. You okay, Mikleo? Oh dai, almeno un level up l'abbiamo fatto. Competenza di hacking non so che cazzo vuol dire. Ok, vabbè, abbiamo fatto level up, apparentemente, emozionante. E ora? Tra poco pausa, ragazzi, ve lo dico. Che è successo? Oh! Che pazzoletto! I'll give it back once we return safely. ok? Sì, ma davvero, ok? Cioè, adesso è un po' un bastardo, però se lo dice lui. Qua dietro? Qualche segreto? Sì, dai. Sì, lavanda. Boh, l'ho preso per caso, vabbè. Dai, andiamo avanti. So close, but it's still so far. Think we could jump? Only one way to qua ce n'è un altro. La catena spiritica del mio ECS mentre in animo non è la condizione. Pertanto se questo è basso recupero sarà lento. Non ho capito niente, vabbè dai. Penso che lo scopriremo qua per conto nostro. E quindi adesso? La magica. Bellissima, sì, la telecamera degli spazi chiusi, già vedo. Quindi? Oh, finalmente momento Super Mario, okay, mi sento a casa. No. Oh, invece. Hey, watch out! Don't scare me like that. Sorry about that. Ok, ma di qua non ci si può andare. E quindi? Well, we definitely can't make it from here. There should be a connected point somewhere. Let's go back and see what we can find. Beh, in teoria, cioè. Come cazzo faccio a raggiungere quel punto lì? Che cazzo ne so? Ah, ok. You don't suppose. Unless. Huh? There. Take a look. Cosa c'è? Un pavimento invisibile? Go on. Look closer.
come on, we don't have time for this. Let's cut the fun and games, bravo, right? Bravo, almeno lui lo dice perché mi sono già rotto il cazzo. Then let me explain. As you see, ugh, forget it. Let's just go back down there. Ma già rotto il cazzo questo. You never could handle losing. Cioè, quindi devo tornare indietro. Almeno così ho capito. Cioè, sembra che ci sia tipo pavimento invisibile. Almeno. No, ho sbagliato. Non è come penso io. No, è come penso io, però non credo di poterci accedere da qua, almeno. Così mi sembra di capire. Vabbè, ora vado di giù, ora vado di sotto. Che cazzo me ne frega. Dai, scendiamo. Preparazione sorbetto. Perché ha fatto il sorbetto al mango così mentre stavo correndo? Poi vabbè. In genere io darei il comando. D'accordo, quindi. Oh, adesso però. Voglio dire. Sì, adesso però suppongo che. Oh, aspetta un attimo che c'è un altro dialogo. That was a cool monolith. We've had quite a bounty of discoveries today. If I'm not mistaken, that stone is a lot newer than the surrounding ruins. Yeah. It's from a completely different age. Beh, sono contento. It read like advice of some sort. Most likely it's a guidepost left by previous visitors to aid fellow travelers. Mm-hmm. So we're not the only ones who go around investigating ruins. Okay. Humans have terms for them. Things like adventurer or explorer. Explorers. Cazzo. Allora, fermi tutti ragazzi. Salviamo. Aspetta che vi leggo, eh. Ok, ok, vai giù, ok, immaginavo. Che ora è solo tra l'altro le 6:20. Ragazzi, tra poco faccio un po' una pausa, eh. Faccio sto pezzo e poi pausa. E se mai andiamo avanti dopo di nuovo. I see. Vediamo un po' cosa succede adesso. Ancora non hai capito, eh. Oh ragazzi, che è Undertale, che è tutto chiaro, c'è una scala lì sotto. Chi l'avrebbe detto che qui si può anche camminare a mezz'aria? Secondo me è questa. Almeno c'è una merda lì in mezzo. Ma immaginate se non c'è, i ratati suicidano, il gioco finisce così. Va bene. Niente di personale. Ok, adesso io scusate ma sono paranoico. Io risalvo un'altra volta, scusate. E quindi che succede adesso? Boh. Quindi adesso io vado di qua. Sembra sicuro. Trovato un nuovo punto di interesse, ponte invisibile. Ciascuna si trovate possibilità, non riesce a individuare la posizione esatta, guardate intorno. Ok, ok. Premio per avere una scenetta. Ok, per esempio. Vediamo una scenetta divertente. How do you think it was made? I think this is beyond the capabilities of human technology. Ah, io credevo l'avesse fatto lui. The bridge alone might date from the era of the gods? Possibly. But either way, they definitely had assistance, whether from Seraphim like me or someone else. Okay. They really didn't want anyone to reach the other side. The path ahead leads to Elysia. It stands to reason that they do what they can to protect the Pure Land. In the past, any pilgrims who showed up at the shrine probably thought the gap was simply uncrossable. Same as we did until just minutes ago. But good job picking up on that. Your intuition is always impressive. Oh yeah? For its rarity. There we go. I knew it was too good to be true. Ok, d'accordo, va bene, bellissimo. Quindi ragazzi, adesso siamo arrivati a questa. Quindi c'è qualcos'altro qua? Prima di fare cazzate, vediamo un po' se c'è qualcosa. Magari c'è un boss adesso. Potrebbe essere. Tipo, ma se io lo lasciassi qua e andassi per i cazzi miei? No, non si può. Sarebbe bello. Sarebbe bello, ma... E tipo invece di qua... Sì, qua c'è... Vabbè, allora, per prima cosa parliamo... Una cosa alla volta. Parliamo con sta qua, che tanto dubito che mi fanno uscire subito, voglio dire. Dai. Andiamo un po' le cazzate. Maybe we should rethink this. Hey. Ma sì, buttiamola di sotto. Are you all right? I was in a forest and then anch'io mi spaventerei. Looking for this?
Per qualche motivo mi fa ridere, ragazzi. Cos'era questo? Cosa mi rappresenta? Yep, she's human, all right. Yeah. Ah, oh, quindi lei non lo vede. È vero, perché l'avevano detto. Glad you're okay. Ok. I'm sorry to have troubled you. And you are? Your name. Oh. Una right. Svegliata, eh. My name. I'm Saray. Ok. Saray? Yep, nice to meet you. Ottimo, direi. Well met. Is there anywhere one could rest around here? I'll need to make plans to get back to the capital. Okay. You're from the city? Well. Potevi rispondere, però, cioè, non è che faceva schifo. Saray, are you nuts? Sì, ma davvero! Ragazzi, diretto lui, You barely know me. I can't just abandon someone in need. Questa frase, ragazzi. Haven't you noticed that she won't even volunteer her name? It's only natural to be cautious. Aren't you going to ask my name? Are you sure? Everyone has their reasons, but you don't look like a bad person to me. Hmm. I cannot possibly thank you enough, Saray. Gramps is gonna let us have it when we get back. I know. Ah, ma quindi il nonno è vivo, yes. Non è morto, e non è uno stronzo. Nah, don't worry about it. Non mi è chiaro. Allora, ci ha lanciato il fulmine. Anyway, that's the way out. Let's get moving. Non mi è chiara questa parte qua, cioè non ho capito bene se è il nonno, oppure è incazzato, oppure vabbè. Non è uno stand user. Ok. Bah, vabbè. Per favore, per tenere buoni parenti, vabbè, ma le feste sono finite lì, quindi non è che ci sia molto da dire. Vabbè, insomma, abbiamo preso sta tambura. E adesso? Io sono andato di qua, ma c'era anche una porta lì dietro. Magari la terra di lì che dovevo passare. Beh. Ok, ragazzi, allora di qua si esce, per forza. Qua c'è un save point. Ok. Dati salvati con successo. Vediamo un po', magari succede qualcos'altro adesso. Che non ho idea. Ma per esempio, quella porta lì. C'era quella porta che noi non abbiamo aperto. Questa. No? Se io per ipotesi la aprissi. Per ipotesi, Insisto. I don't want to have to remind you, but keep your eyes on the girl. Ah, ok, è effettivamente di qua che dobbiamo... È effettivamente di qua che dobbiamo passare. Ma allora di sotto cosa c'è? Scusate, no, scusate, devo andare a vedere, per forza. Cos'è quella capannina? C'è tipo il mercante? Cioè, io non ho fatto niente perché pensavo che di lì si uscisse. E invece no, invece è il contrario. Andiamo a vedere. Quindi, ipotesi, noi siamo qua. E qua cosa c'è? Non si apre e non vedo nessun meccanismo nascosto. Che strano, ragazzi, stiamo perdendo tempo. Ma noi stiamo perdendo veramente tanto. Vabbè, dati salvati con successo. Va bene, dai, andiamo. Dai, su, muoves. Sì, sì, dai, abbiamo perso un casino di tempo, ragazzi. Quindi io vado qua e rivado qua dietro. Salvare, abbiamo già salvato. Tra poco vado in pausa, ragazzi, Cos'è stato? Ho sentito un rumore, vabbè. Un altro save point. Vabbè, abbiamo appena usato quello di prima. Vaffanculo, scusa. Ah no, è quello di prima, però di sotto, vabbè. Dai, usciamo da sta merda. We made it back in one piece. One Piece, ragazzi, le citazioni non finiscono mai. Like a shrine half myth. I half expect to see seraphim wandering around. Vedere. We really do call them seraphim. Is that funny to you? Nope. Things which cannot be seen or explained, such as gods, spirits, or supernatural phenomena, are revered by the people as seraphim. Okay. Ragazzi, ve li immaginate il plot twist se in realtà non esistono? È solo lui che è solo lui che tipo paranoico, cioè tipo schizzato. Cazzo, hai letto anche tu la Bibbia, amici cristiani? I used to read it all the time when I was a kid.
Ok. It's a little ways from here to my village. Let's get moving. Perché Micrea? No, io te lo so benissimo perché era, perché non era felice. Va bene. Ma quindi che vi devo dire? Boh. Cos'è la world map questa? No, c'era una cutscene, cazzo. Me la son persa, mi sa. Mi sembrava almeno ci fosse una cutscene. Invece non c'è un cazzo. Ah, c'è un monolite qua, bellissimo. Livello di difficoltà. Difficoltà senza affanni. Sono tentato, ragazzi, sono tentato. Ok, ok, d'accordo. Però vabbè. Allora, ragazzi, sentite. Io vado in pausa adesso. Mi sono solo dato uno. Ho solo dato un'occhiatina qua, giusto per, ma. So, is the Celestial Record a children's book? Well, sì, okay. I mean, you said you read it when you were a kid. Plenty of adults. Vediamo la cazzata. I was probably just mature for my age. Oh yeah? Huh. Well, figures. I mean, it is an amazing book. Yes. L'emozione di leggere Mosè. Ragazzi, Micleo veramente è troppo salato. Alicia. È veramente troppo, è veramente troppo salato lui. Vabbè, ragazzi, sentite. Mi piacerebbe. Non è che posso salvare anche qua fuori, sarebbe bello. Cioè, sarebbe l'ideale più che altro. No, non caricare. No, non posso. Non posso. E allora niente, ragazzi, dai, torno di nuovo dentro un'altra volta. Sì, è un buon punto se vuoi pausare. È esattamente quello che intendo fare, Swan. È esattamente quello che intendo fare. Di qui adesso vado un attimo di sotto, vado e salvo un'altra volta. Certo, se ci fosse stato lì il save point sarebbe stato meglio, che poi lì me lo segna, però mi fa vedere il save point del piano di sotto. Ma allora cosa serve? Cioè, piuttosto mettimene un altro lì, se proprio. Boh, vabbè. A parte che sono scemo, potrei usare piuttosto lo save point qua dall'altra parte, però sono stupido. Vabbè, ormai niente, ormai siamo qua e ormai visiamo questo, ragazzi, dai, che vi devo dire? Sentite. Vabbè, io ho salvato. Sentite un attimo, ragazzi. Io, che vi devo dire, vado in pausa, signori. Vado in pausa e probabilmente torno a giocare tra un... Torno a giocare tra un po', perché voglio vedere, vabbè, ormai siamo qua. Voglio dire, voglio vedere come va avanti. Dove sono? 18:32. Ma... Allora, ragazzi, facciamo così. Senza dare al momento orari. Vi dico già che stasera sicuramente vado avanti ancora, vado avanti, questo è poco ma sicuro. E prima, mezz'ora prima, più o meno, che vada avanti, vi mando una notifica su, vi mando un messaggio o su Telegram, sì, vi mando semmai un messaggio su Telegram, prima che vada avanti. Oppure, come altro posso fare? Non so se rifarlo anche su Facebook, non lo so, ragazzi. Perché non mi scoccia avere un orario preciso, no? Perché non lo so, magari adesso dico così, poi magari mi viene voglia di andare avanti prima e poi devo mangiare, che cazzo ne so, ragazzi. Boh, vediamo un attimino. Sentite, rimaniamo così. Rimaniamo che all'incirca per le 9, più o meno per le 21, più o meno vado avanti. Comunque, nel caso, alle 8:30 mando un messaggio su Telegram, su Instagram, insomma. Mando un po' qua dei messaggi ovunque per avvisare, per avvisare che sto riprendendo a giocare. Non vi preoccupate, ragazzi, che lo saprete. Ragazzi, dai, facciamo così, ci salutiamo e boh, ci vediamo tra poco. A dopo, ragazzi. Aspetta, stavo per dire buonanotte, ma buonanotte cosa che siamo... Oh, come faccio a uscire? Ah, scusate, perché ecco, per cominciare devo un attimino capire... come funziona. Ok, uscire, sì, dai, vaffanculo. Dicevo, ragazzi, dai, ci vediamo verso le 21, ci vediamo, andiamo avanti verso le 21. I miei occhiali, dove cazzo ho messo gli occhiali? Perché me li sono tolti? Perché sono un cretino, vabbè, niente, dai. Ciao, ragazzi, a dopo.